cominciare con il video, colgo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, di attivare la campanella su tutte per non perdervi i prossimi video e di lasciare tanti bei pollici all'insù e di seguirmi anche su Instagram perché ci terremo tanta compagnia anche lì. E My Little Sugar, io veramente vi ringrazio di cuore per tutti i nuovi e vecchi iscritti, veramente siete tutti super top! Zuccherini e zuccherine, buongiorno e benvenuti in un nuovo video, ma oggi andremo ad aprire, bensì, altre 4 uova di Pasqua. Ma PS, vi ricordo che qui sul mio canale YouTube, sia nella sezione short che nella sezione video, troverete tanti altri video dove per l'appunto andiamo ad aprire insieme altre tante uova di Pasqua, perché insomma io mi diverto un sacchissimo a vedere insieme a voi quale sorpresina andremo a trovare all'interno delle nostre uova di Pasqua. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Andiamo a aprire il tutto! Raga, oggi qui si parte con il botto. Abbiamo Carioca, Wildcorp, abbiamo Panini, Sonic, che io ci giocavo sempre da piccolina al videogioco, e poi abbiamo Balocco, Alvin. Balocco, Alvin e Sonic praticamente sono cioccolato al latte finissimo, invece Panini e Carioca Wildcorp sono cioccolato al latte. Cari miei piccoli zuccherini, oggi prevedo un'apertura alquanto movimentata, perché di 4 uova 3 ne abbiamo con praticamente la chiusura con lo scotch. Ecco, molto bene, vi dirò, perché io amo molto di più il nastrino, quindi vabbè. Cominciamo subito con Wildcorp Carioca. Nuovo Wildcorp Carioca, l'ho acquistato da Odi Store al costo di 6,99 euro, e come vediamo dalla coccardina praticamente dentro il cioccolato in teoria dovrebbero esserci tutti i confettini di Smarties. Cioè ragazzi, a chi non piacciono gli Smarties? Io mi ricordo che sia da piccolina, perché qua con le uova di Pasqua si sbloccano i ricordi, sia da piccolina ma tuttora io gli Smarties li mangio, ma proprio così a nastro, perché sono buonissimi. E sopra dice con fantastica surprise, vedo anche qui un pennarello, ma adoperiamoci. Partiamo dal presupposto che se io non sbrindello le carte non sto proprio contenta, cioè ogni volta che apro le uova con lo scotch va a finire che praticamente le devasto, ma vabbè, puri dettagli. Ma vi dico che sull'uovo si intravedono per l'appunto dei puntini tutti colorati che sono gli Smarties. L'ovettino, va bene dai, ci può stare, apriamolo. Explosion. No vabbè! Oh ma che bello! Vedete che all'interno del cioccolato ci sono tutti gli Smarties? Assaggiamo! All'interno dell'uovo di Pasqua abbiamo trovato per l'appunto una sorpresa direi super in tema. Praticamente sono Carioca Mini, colori brillanti, ne abbiamo 4, colore c'è arancio, giallo, rosso e azzurro. Secondo uovo di Pasqua apriamo Dolphin Sonic, è 220 grammi di uovo, l'ho acquistato da Odi Store per un costo di 10,99 euro. Qui l'apertura è in scotch, ahimè. E per l'appunto sopra abbiamo l'immagine di Sonic, mamma quante partite che mi sparavo, io veramente mi divertivo un sacco a vedere Sonic che saltava e andava a prendere tutti gli anellini che erano come delle monetine, chiamiamole così, no? E poi sopra la coccata c'è scritto sorprese supersoniche, perché Sonic correva più veloce della luce, senza glutine, cioccolato al latte finissimo Dolphin. Apriamolo. Uovo e porta uovo, praticamente il porta uovo è un secchiello, perché cioè è abbastanza importante. L'ovetto è questo, apriamolo. Ehi. Come sorpresa nell'uovo abbiamo trovato questo patch con sopra ovviamente Sonic in preda ad una corsa, e qui c'è scritto decora il tuo capo preferito con la patch di Sonic. E vai, terzo ovettone da aprire, abbiamo quello della Panini, acquistato all'S lunga al costo di 6,99 euro, che qui è ovviamente cioccolato al latte,
E sopra c'è scritto calciatori, uovo di cioccolato al latte, all'interno 10 figurine, calciatore panini 2022-2023, e un'esclusiva figurina panini in edizione limitation. Ovviamente apriamolo. Finalmente qui come apertura abbiamo il nostro caro nastrino ed è 180 grammi di uovo. Uovo, e praticamente qui dietro è già mezzo inclinato, quindi prevedo un'apertura facile. E abbiamo le figurine con i calciatori, in più ce ne sono anche un paio olografiche. Ovviamente dietro c'è scritto calciatori 2022-2023 e dietro c'è sempre anche riportato il numerino, di poi ovviamente è il numero dove la figurina va attaccata sul suo album. Il momento più atteso è arrivato, adesso andiamo ad aprire l'uovo Balocco Alvin, 240 grammi di uovo, l'ho acquistato da Esselunga per un costo di 7,90 euro e ovviamente anche qua quale apertura ci attende, ma lo scotch, applausoni veramente, mamma mia, adoperiamoci. Cioccolato assaggiato ed è buono. Come surprise abbiamo trovato un astuccino in plastica con la sua relativa zippettina e sopra ci sono praticamente tutti i personaggi di Alvin. No vabbè, ma è veramente carino. Anche se qui abbiamo ancora l'uovo di Alvin, però facciamo lo stesso un piccolo recap delle surprise che abbiamo trovato all'interno delle nostre uova. Dunque, abbiamo trovato l'astuccino di Alvin, il patch di Sonic, i pennarelli carioca dove dentro ce ne sono 4 e anche le figurine dei calciatori panini. Io vi dirò che, vabbè, a me piace colorare, quindi presumo che magari i pennarelli potrei anche utilizzarli. Magari li posso mettere all'interno dell'astuccino di Alvin, perché è tanto carino. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stata la sorpresa che vi è piaciuta di più. Queste sono tutte le sorprese che abbiamo trovato all'interno dell'uovo di Sonic, Alvin, Carioca e Panini. Qui sotto nell'info box vi lascio anche il link diretto per seguirmi su Instagram e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice all'insù, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao a tuttissimi!